È molto visibile la presenza dell'immigrazione perché i numeri sono alti, ecco, a differenza delle altre parti della città dove forse non si arriva al 10%, qui abbiamo certamente un 20%. I bambini, bambini stranieri in città e neonati possono essere 12 o 15%, qui sono anche 45-50. Abbiamo la fortuna in questo quartiere di avere diverse comunità. Abbiamo tre moschee, abbiamo la sinagoga ebraica, il Tempio Valdese, poi un'altra chiesa cattolica non parrocchiale. Ed è bello vedere, c'è anche l'esercito della salvezza, eccetera, e altre piccole comunità. Non siamo preparati all'immigrazione perché non siamo preparati al nuovo, non abbiamo tutta questa volontà di misurarci con altre persone o con situazioni nuove, per cui è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo per riuscire in qualche modo a capire quali sono i valori di cui i nuovi venuti sono portatori, e questa è un'azione che richiede, insomma, non soltanto la testa ma direi anche un po' di cuore, credo, no? Bastano dei momenti di piccola tensione per far esplodere dei casi anche in modo un po' drammatico. Ecco, quando capita qualcosa di cronaca nera abbiamo subito, come dire, come la cartina di tornasole, che questa integrazione è più un desiderio che non proprio una realizzazione. Ci vorranno 2 o 3 generazioni, suppongo, per integrare. Credo che chi è più in difficoltà siano i nostri immigrati dal sud Italia. Allora queste famiglie forse sono le più deboli nei confronti dell'avanzata dei nuovi, perché vedono i nuovi come coloro che contrastano la loro ascesa sociale, cioè come se questi si stessero ancora arrampicando dopo 35-40 anni piano piano sul muro della scalata sociale, e questi nuovi venuti gli fanno il reset, li ributtano giù e quindi li fanno ricominciare da capo. Nigeria è molto presente qui nel nostro quartiere e un po' in tutta la città, ed è presente soprattutto nella sua componente evangelica. Nel 1990, quando i primi neri che hanno arrivato qua, ha cercato dove si può pregare, e così quella chiesa è nata nella casa di qualcuno, così. Poi, come qua non si può fare tanti rumori vicino alla gente in casa, noi abbiamo cominciato a cercare dove non si può disturbare la gente. E così siamo venuti qua, a Valdese, per chiedere permesso per usare il loro locale. Questo è il nostro logo, CPM means Christian Pentecostal Ministry. Prima chiesa di nero che è nata, questa chiesa, nostra chiesa. All'inizio era poca gente, poi aumentato. Noi siamo circa 450 membri o 500 membri adesso.
maggior parte vengono dalla Nigeria. Diciamo 98, 99,5% nigeriani. Gli altri? Ghana, anche Camerun. Sunday school is a time of studying. This is a book we normally study during the Sunday school. It's a period we study and people are to make their comments and to ask questions because during the sermon, people cannot ask questions. People cannot make their contribution. Their own is just to listen and receive the words. But during the Sunday school, when the Sunday school teacher is teaching, every person has the right to ask questions or make his own, express his opinion. And it's a sort of a Bible study, studio biblical Sunday school. And we have it for a duration of 45 minutes. Diciamo che 80% erano pentecostali in Africa prima di arrivare qua. Sono anche delle conversioni certamente, però per lo più erano già appartenenti nei loro paesi di provenienza. Qui hanno trovato nuove aggregazioni. Non sono così numerosi i nuovi che subentrano in una comunità religiosa, anche se quella dei pentecostali è un'esperienza religiosa particolare che tocca anche molto i sentimenti e fa partecipare nei canti, nei movimenti. Parte lavoro in fabbrica. Some other ones are doing their business like these business centers. Some have salons where you can do your hair. It's not easy. It's very difficult. You know, when one is away from one's country, it's not easy for the person, especially the language barrier, to get a job. And if you don't have your resident permit, that's permission de sojourner, it's very difficult to live or to get a job. And most of them, they don't have, and they find it very difficult to live. Counseling time, like consulenza, like in Italian we say. They will come with problems. Such problem cannot be discussed publicly because it's private something, you understand? And when they come, we settle it here and we seek the face of God. A lot of people, they don't have documents. For example, a lot of people that are not working, they can't pay their house rent. They can't afford what to eat. So it's the responsibility of the church to provide for them. But it hasn't been easy because the church has no money. The church cannot meet every need because church also needs from people. The church also needs help from people.
vita, anche per pagare le spese, per pagare l'affitto. We have Voice of Zion Choir. That's the name of our choir. That's the choir master. Our pastor's wife. That is the pastor. This is one of the elders, Mommy Clara. That's one. He's one of the elder, Elder Pascal, and Evangelist Jessica, and Evangelist Maswell Yebua. So these six people make up the body of elders. I'm not a pastor, but I'm an evangelist. Evangelist is somebody who goes about preaching the gospel in the sense that proclaim and tell people about the gospel news, about Jesus Christ. My Pentecostal system started in Nigeria in 1990. It was in 1990 before I became a born-again believer in Christ. What we mean by the word born-again is, you know, everybody born in this world or everything God created, they are all creatures by God, but not all are his children through Jesus Christ. Born again means receiving the Holy Spirit in your heart. That is to say, all things pass away and your life has been changed. You've been regenerated, born again, in the sense that you don't do all those bad things like you used to do before, like I mentioned. But now you are into new something. That is to say, you are born into a new family because you weren't with God before. But now you are with God through Jesus Christ. That's why you normally confess, I give my life to Christ. The role of the woman in the community is to live an exemplary life as a good Christian. We do a lot of Bible studies, teaching the women, the young women, on how to behave, to be an ideal wife. To thank God for allowing, for seeing the ninth year.
My name is Daisy. So all those children you saw, they backed her. They supported her as friend. So the children supported her. That's why they came. And all, they also received prayer from the pastor. While we are on our feet, unto us our son is given. And that is what you have done in the life of this little daughter. And we take care of her. Father, receive your honor in the name of Jesus. In order to appreciate what you Lord has done, we bring him back to you. Father, receive your honor in the name of Jesus. Una fredda giornata d'inverno c'è un nido di piccoli porcospini, i quali sono ancora nudi, naturalmente appena nati. E hanno molto freddo, quindi si avvicinano per scaldarsi. Quando si avvicinano si pungono e allora si ritraggono un po'. Però quando si ritraggono hanno di nuovo freddo, per cui si riavvicinano per scaldarsi. Allora direi che questa è una specie di metafora, di immagine di come dovrebbe essere il nostro rapporto con i nuovi venuti. Trovare quella distanza giusta che ci consente di non pungerci, ma al tempo stesso anche di non sentire il freddo.